un solo obiettivo, vincere oggi contro l'ultima in classifica, la Caronnese, non ha altre possibilità se vuole accorciare sulla zona playoff. Buonasera amici e amiche di BPTV, siamo in diretta dal comunale di Caronno Pertusella, eccezionalmente di mercoledì per questo turno infrasettimanale, la 34esima giornata dell'Eccellenza Lombardia Girone A, anticipata. In realtà questa è la nona partita che si gioca dall'inizio del girone di ritorno ed è ovviamente Caronnese Accademia Vittuone. Ecco le squadre che fanno ora il loro ingresso in campo, che si schierano al centro con la Caronnese che, nonostante giochi in casa, oggi è in completo a trasferta con maglietta, pantaloncini e calzettoni bianchi, tenuta invece bordeaux per quanto riguarda l'Accademia Vittuone. Allora andiamo a leggere le formazioni, anzitutto perché la Caronnese dovrebbe giocare con un 3-5-2, usiamo il condizionale visto che si è fermato in allenamento Bregnoli, presente inizialmente in distinta, al suo posto dovrebbe giocare Cerreto, e quindi la formazione che dovrebbe essere appunto un 3-5-2 con il numero 1 De Bono in porta, in difesa il numero 2 Opat, il numero 4 Rilernia, il numero 5 Puca, sulle fasce il numero 8 Cerreto e il numero 3 Napoli, a centrocampo il numero 6 Morlandi, il numero 7 Matteo e il numero 11 Zoppi, là davanti il numero 9 Migliavacca e il numero 10 Corno. Ovviamente correzioni in corsa che vedremo tra poco in caso non sia così. Per quanto riguarda l'Accademia Vittuone, un 4-4-2 con il numero 1 Beolchi in porta, in difesa il numero 2 Terraneo, il numero 4 Ruffini, il numero 5 Pomer e il numero 3 Zaffi. A centrocampo il numero 7 Pereira, il numero 6 Biscardi, il numero 8 Casaburi e il numero 10 Fumagalli. In attacco il numero 9 Parise e il numero 11 Ramos Fortes, il capitano della squadra. E allora la Caronnese che deve assolutamente vincere, squadra reduce da due sconfitte consecutive, 2-1 contro l'Ardo Lazzate, 2-1 anche contro l'Oltrepò nell'ultima gara, quella di sabato, una gara con tante polemiche molto contestate per episodi che non hanno certamente favorito la Caronnese, che oggi deve cercare i tre punti per accorciare sulla zona playoff, distante ora 6 lunghezze. E inizia intanto in questo momento la partita, si parte con Caronnese Vittuone, il primo possesso è dei padroni di casa, Vittuone invece è ultimo in classifica, 5 punti con una vittoria, 2 pareggi e 22 sconfitte fino ad ora in campionato, peggior attacco e peggior difesa per la squadra di Ranzani, vuole comunque dimostrare di essere ancora vivo, 3-0 contro la Solbiatese, sconfitta casalinga nell'ultimo match disputato nel weekend. E allora andiamo al commento in diretta, sembra proprio una linea a tre la difesa dei padroni di casa, provano ad attaccare sulla fascia sinistra con Napoli, viene anticipato poi un contrasto, arriva il fischio dell'arbitro, il signor Lorenzo Cicognani della sezione di Busto Arsizio, così come i due assistenti Matteo Chiaro e Francesco Faracchio. La rimessa laterale di Napoli, il pallone colpito di testa è messo di nuovo in rimessa da parte di Terraneo. Rimane in attacco la Caronnese con Gabriele Napoli, una presenza fissa su quella corsia, il controllo di Mathieu, di nuovo con le mani la Caronnese, Mathieu che torna oggi titolare, aveva giocato solo nel secondo tempo la scorsa partita, non era al 100%, oggi però riprende il suo posto al centro del campo. La rimessa di Napoli libera ancora una volta la difesa del Vittuone, è stato Casaburri a colpire il pallone al volo e a metterlo a lato. Napoli attende il pallone che è rimasto un attimo nelle tribune, mandato direttamente in tribuna dalla respinta di Casaburri, lo riceve in questo momento, si può continuare con il gioco. Pronto ad andare alla rimessa lunga il numero 3, pallone controllato da Corno, entra in area di rigore, Corno contro due avversari, attaccato, perde il pallone, di nuovo Corno, spalle alla porta, finisce giù, alla fine lui l'ultimo a toccare, la rimessa dal fondo sarà in favore dell'Accademia Vittuone. 3 minuti di gioco e
0-0, attenzione a questo errore, trattenuto Migliavacca, il tiro finisce sul palo, la palla che rimane lì, Corno rientra sul sinistro, Corno va al tiro e il gol del capitano Federico Corno, terzo minuto, Caronnese 1, Accademia Vittuone 0 e si apre subito la partita con la rete del capitano, l'ottava in campionato, l'undicesima in stagione, Federico Corno colpisce. Un errore in apertura subito per quanto riguarda l'Accademia Vittuone che nel tentativo di uscire dal basso ha di fatto regalato il pallone a Migliavacca. Migliavacca che poi seppur trattenuto è andato al tiro ha preso il palo, dopodiché la raccolta Corno e la messa in rete, tantissimi gli applausi per lui che ringrazia il pubblico in tribuna. 180 secondi e già si mette in discesa la partita per la Caronnese in vantaggio con il numero 10, bravo nel dribbling, bello anche il diagonale sul secondo palo, nulla da fare per Beolchi e allora l'arbitro fischia di nuovo, si riparte con la Caronnese in vantaggio. Vittuone che prova ad orchestrare una manovra, palla recuperata immediatamente a centrocampo, ancora da Corno. Poi il controllo di Napoli scambia con Morlandi, di nuovo il numero 3, alla fine Marian Puca si appoggia verso Emanuele De Bono, oggi alla sua seconda presenza stagionale ma al suo debutto in campionato, una sola partita giocata da De Bono in Coppa Italia, in campionato si sono sempre alternati Quintiero e Paloschi, oggi Paloschi è neanche tra i convocati per infortunio, De Bono prende il posto di Quintiero, portiere nelle ultime sfide, titolare ovviamente, nelle ultime sfide. Rimessa laterale per l'Accademia Vittuone con il numero 2 Terraneo con le mani, il pallone sfiorato di testa da Fumagalli, poi viene rilanciato lungo, controllo volante, poi il contrasto durissimo di Zoppi che si attorciglia con il numero 4 Ruffini, commette fallo il classe 2004 ex Ceriano Laghetto, calcio di punizione in favore della Caronnese, battuto corto, Mathieu alle sue spalle, il controllo da parte di Puca, poi Morlandi si allarga, chiede palla al centro e viene servito in questo momento di Lernia, avanza, verticalizza su Opat sulla fascia di destra, Opat cerca il pallone, Zoppi prova a controllarlo, se lo allunga un po' troppo, arriva alla chiusura, sempre in attacco, comunque la squadra guidata oggi in panchina da Matteo Napolitano, il vice della Caronnese, mister Roberto Gatti, squalificato fino al 20 marzo, è stato espulso nella gara contro l'Oltrepò per proteste. Il cross in mezzo, il pallone controllato dal Vittuone che prova a uscire in velocità, c'è un buon recupero di Opat senza neanche fallo, il lancio in avanti, Puca, buono anche il controllo, l'intercetto volante da parte di Ramos, poi il pallone giocato da Fumagalli, alla fine finisce fuori, rimessa di nuovo in favore della Caronnese che rimane in zona d'attacco. Con le mani il francese Opat cerca il lancio lungo in avanti verso Cerreto, mantiene il pallone, Cerreto veste il numero 17, come detto non era prevista la sua presenza da titolare, doveva giocare il numero 8 Brignoli ma in allenamento ha dato forfè, il forte centrocampista della Caronnese, e quindi chance per Cerreto che proprio in questo momento va a colpire il pallone di testa. Poi Fumagalli scambia con Zaffi, il pallone torna al portiere Beolchi attaccato da Migliavacca, rilancia lungo Beolchi, arriva il controllo da parte di Pereira che però perde il pallone sulla pressione alle sue spalle. Morlandi con calma cerca spazio, allarga sulla sinistra, Napoli controlla, si propone al centro il francese Mathieu,
Poi la verticalizzazione di Lernia, c'è un buon anticipo nella circostanza di Ruffini. Ramos alle sue spalle, avanza ancora il Vittuone, questa volta con Zaffi, prova a farsi spazio sulla fascia sinistra, non riesce nell'intento, la rimessa è per la Caronnese nella zona del centrocampo. Chiama il pallone, si avvicina alla sfera Morlandi, invece Opat preferisce scambiare con Corno, autore del gol dell'1-0 al terzo minuto, che sta decidendo per ora la partita. Di nuovo Opat, cerca il lancio per Cerreto, arriva una chiusura sulla fascia sinistra dell'Accademia Vittuone da parte di Casaburi. Il lancio lungo in avanti cerca Emilia Vacca, respinge di testa Ruffini, poi il pallone controllato ancora dalla Caronnese, un buon tentativo di Zoppi che cerca di sfondare centralmente, poi un contrasto, la palla rimane lì ma c'era stato fallo dell'attaccante, dunque calcio di punizione per il Vittuone. È anche rimasto a terra un giocatore ospite, dovrebbe trattarsi di Andrea Ruffini, che con un po' di difficoltà si rialza in piedi. Non era Ruffini, scusate, era Tommaso Pomer, il numero 5 della squadra guidata in panchina da Giandomenico Ranzani. Lancio lungo, attenzione allo scatto di Ramos, De Bono esce e poi fa suo il pallone senza troppi problemi. Salgono i giocatori di casa, sembrava intenzionato un rinvio corto, invece andrà lungo Emanuele De Bono, che mette giù la sfera, cerca con questa palla lunga il colpo di testa di Corno, trova Emilia Vacca in area di rigore, Emilia Vacca ed è raddoppio, 2-0 al decimo minuto, il gol della Caronnese, ha raddoppiato Andrea Emilia Vacca, anche se è rimasto a terra Zoppi nella circostanza. Arrivano i compagni a festeggiare il bomber, si rialza anche Zoppi, gol direttamente nato da un rinvio dal fondo di De Bono, la sponda volante di Corno e già gol e assist per il capitano dopo 10 minuti, l'inserimento di Emilia Vacca che dopo il palo questa volta non sbaglia, a tu per tu con Beolchi, è dunque già raddoppio per i padroni di casa, che hanno iniziato subito forte, vogliono immediatamente dimenticare l'ultima sconfitta. E Emilia Vacca che continua a segnare, è il quarto gol realizzato dal centravanti in rete anche sabato, in totale 15 per lui in campionato, quindi in questo momento Emilia Vacca ha pareggiato il numero dei massimi cannonieri del girone A, 11 ovviamente li aveva segnati con la maglia del Casteggio in cui ha giocato fino a dicembre. Attacca di nuovo la Caronnese che non si ferma, il pallone dentro per Zoppi, fermato al limite, allontana il Vittuone, poi al volo Morlandi, appoggia per Mathieu, di Lernia verso Opat, cerca di farla filtrare, è arrivata la chiusura, ci ha provato Emilia Vacca, si era allargato sulla destra e c'è stata una pronta chiusura su quella fascia da parte di Pablo Giulio Zaffi. La rimessa laterale, ancora Zaffi che prova ad orchestrare la ripartenza dei suoi. Il pallone controllato in questo momento da Ramos, un po' lento il numero 11 che poi cerca un lancio in profondità. Trova un po' di spazio il Vittuone, attenzione a Zaffi che si propone sulla sinistra, Parisi al centro, così come Pereira, va all'uno contro uno, in realtà ne ha due addosso Zaffi, che però non scarica il pallone, lo mette ora dietro il tiro e la palla fuori di poco. Al dodicesimo Biscardi ha sfiorato la rete del 2-1, una buona azione personale sulla fascia sinistra di Zaffi, che poi ha dato il pallone corto a Biscardi, un buon tiro, palla è andata davvero vicina alla porta difesa da De Bono. Il lancio in avanti
colpisce di testa Terraneo, la riprende Morlandi, sfida tra numeri 6 con l'appena citato Biscardi. Morlandi appoggia il pallone, sbaglia questa volta il suggerimento. Marian Puca chiede scusa ai suoi compagni. Rientrato dalla squalifica il centrale albanese, ha saltato l'ultima partita. Questa invece la salta Davide Sant'Agostino Bietti, espulso per aver rosso diretto, per aver interrotto una chiara occasione del gol nel match contro l'Oltrepò. Difesa sempre un po' rimaneggiata per la Caronnese, che in questo momento non può neanche contare sul vice capitano Galletti in panchina, ma alle prese con problemi legati alla pubalgia. Biscardi, pallone in avanti, Zaffi, buona giocata per Ruffini che si propone sulla sinistra, ha un po' di spazio, Ruffini cross al centro, l'uscita di De Bono ad anticipare l'arrivo dalla parte opposta di Pereira Borges, però prova il Vittone a darsi una scossa quando siamo quasi giunti al quarto d'ora del match. 2-0 per la Caronnese, corno al terzo, Migliavacca al decimo, Mathieu lascia scorrere. Napoli, di nuovo per il francese, Morlandi scambia ancora con Mathieu, la manda sulla fascia opposta, pallone troppo lungo, non riesce ad arrivarci Federico Corno, in questo momento posizionato sulla fascia di destra, scattato sulla palla di Mathieu, che gli è arrivata però un po' troppo lunga. La rimessa laterale, quindi battuta in questo momento dagli ospiti. Prova a giocare nello stretto il Vittuone, lotta Parise, rimane in piedi, invece no, c'è fallo da parte dei giocatori oggi in tenuta a Bordeaux. 5 punti in classifica per l'Accademia Vittuone, 1 nelle ultime 17, frutto del pareggio contro il Meda. Meda è proprio la squadra con cui nel giro di andata è arrivata l'unica vittoria degli uomini di Ranzani, 1-0, poi l'altro pareggio è stato invece ottenuto contro la Vergiatese. Prova ad andare la squadra di casa, Morlandi trova ora Mathieu, vede la linea verso Napoli, lo serve sulla pressione di Pereira, torna però da Mathieu. Morlandi attaccato, scarica su Puca, a sua volta su Flavio Di Lernia, ancora per il centrale. Pallone lungo, stop di petto, Morlandi sbaria bene, soprattutto il fronte offensivo. Morlandi finisce a terra, viene arpionato alle spalle. Si lamentano un po' i giocatori del Vittuone, danni dell'arbitro, il signor Cicognani. Calcio di punizione, può essere un'occasione interessante per Federico Corno. Quest'anno alla 12ª stagione in carriera in doppia cifra, 8 in campionato, 3 in coppa. Per lui, che ha iniziato nel 2008 con la maglia della Caronnese, questo è il suo 16esimo anno, proprio a bandiera della squadra. Andrà proprio lui a battere il piazzato mentre Beolchi sistema la barriera dell'Accademia Vittuone, schierando due uomini. Corno la mette in mezzo, la palla che rimane in area, attenzione a Di Lernia, controlla, rimane lì, perde il contrasto, Di Lernia alla fine allontana in qualche modo Biscardi. Corno che non riesce a tenere il pallone in campo, nonostante inizialmente sembrava fosse così, invece la rimessa laterale sarà in favore della squadra di Ranzani. Ramos non controlla bene il pallone, poi va a travolgere Migliavacca, punizione fischiata in favore della Caronnese. L'arbitro va anche a richiamare, a redarguire verbalmente il numero 11, Daniel Ramos Fortes, oggi giunto alla sua 26esima presenza su 26 partite totali
unico giocatore del Vittuone ad averle giocate tutte. Puka la lancia sulla fascia destra, attenzione all'inserimento di Opat, c'è cioè una buona chiusura, prova a ripartire il Vittuone, il controllo di Casaburi, poi palla appoggiata verso il numero 4 Ruffini, tocco al volo, si rimane sulla fascia, si alza però la bandierina del guardalinee, non riesce a uscire dalla propria metà campo il Vittuone. Ci prova in questo momento con questo calcio di punizione, vedremo se cercherà una battuta lunga, si alzano Parise e Pereira Borges in zona centrale, alla fine sarà il portiere a battere questo rinvio, quarta presenza finora invece per Beolchi che ha preso il posto nelle ultime partite del titolare Luca De Pace, entrambi prodotti del vivaio dell'Accademia Vittuone, che usufruisce ora di una rimessa in zona centrocampo. Prova un controllo di petto Ramos, poi il lancio in avanti a cercare Parise, protegge con il corpo, riesce a scaricare, Ramos la manda avanti, una verticalizzazione, palla troppo lunga, ci ha provato in ogni modo ma non è riuscito a tenerla in campo Jonathan Pereira Borges, poi anche scagliato il pallone sulla recinzione con gesto di stizza, ha provato in ogni modo ad arrivarci, non ci è riuscito però il numero 7. Ventesimo minuto a Caronno Pertusella, 2-0 in favore della Caronnese, sta conducendo, si tratta del numero dell'86esimo e dell'87esimo gol subito dal Vittuone in questo campionato nelle prime 26 partite. Il rilancio lungo di De Bono, il controllo di Zoppi, si gira, iniziativa per Corno che però partiva da posizione arretrata rispetto al pallone, infatti non riesce ad arrivarci. Si parte di nuovo da Beolchi, ancora una volta rinvia corto e allora Terraneo attaccato, Zoppi gli toglie il pallone dai piedi, ne ha due addosso, deve scaricarla Zoppi che poi commette fallo, è stato bravo nell'occasione Giacomo Terraneo a togliere il pallone all'esterno, poi è stato colpito da dietro, inevitabile il fischio del signor Cicognani. Beolchi di nuovo sul pallone mentre si alzano i giocatori ospiti, il rilancio lungo, il controllo con il petto da parte di Parise, la recupera Puka, il lancio in avanti, l'intercetto di Biscardi, colpo di testa, Corno, poi Morlandi, ne esce vincitore, c'è Matteo sulla sinistra, può andare il francese, attacca Matteo, è buono per Zoppi che si propone, Zoppi raddoppiato, deve tornare indietro, Zoppi che si accentra, alla fine chiama anche Opat a partecipare alla manovra offensiva, la finta del francese che poi la mette dentro per l'inserimento di Mathieu, non ci è arrivato però il numero 7, connessione transalpina tra Carl Ngunga Opat e Enzo Jordan Mathieu, entrambi provenienti dall'Academy del Nancy. Ecco Di Lernia che controlla il pallone e lo serve a De Bono con il mancino per Opat. Cerreto verticalizza, trova tra le linee Morlandi, poi Mathieu scambia, a fine Puka in avanti, ancora per Mathieu, vede l'inserimento di Napoli, lo serve bene, Napoli in mezzo, Emilia Vacca di testa non riesce a mettere il pallone in rete, arrivano gli applausi del pubblico presente qui a Caronno. Occasione al 22esimo minuto nel corso del primo tempo per Andrea Migliavacca, dato vicino alla doppietta,
bel cross in mezzo di Napoli, non è riuscito però a impattare in maniera efficace di testa il pallone il numero 9. E dunque Beolchi andrà al rinvio lungo, questa volta ha deciso di cambiare scelta l'estremo difensore ospite, palla in avanti, colpisce di testa Parise, poi stesso Parise lotta per il possesso del pallone, servito Terraneo, prova a verticalizzare, si gira Pereira, attenzione a Ramos, ancora Terraneo sulla destra, il cross sul secondo palo, palla troppo lunga, nulla da fare per De Bono, ci ha provato Terraneo a scodellare questo pallone al centro, attento però l'estremo difensore della Caronnese. Cerreto riceve in questo momento il pallone, poi c'è il controllo di Morlandi che serve Mathieu, punta l'avversario, cerca di servire Migliavacca, anticipato in questa circostanza da Ruffini, Zaffi, Ramos, di nuovo Zaffi, poi Casaburi, Zaffi all'uno contro uno con Cerreto, preferisce scaricare alle sue spalle, la palla è per Beolchi, Pomer che viene aggredito e allora Terraneo verticalizza, prova a tenerla lì, Pereira non era riuscito ad anticipare Napoli, poi il pallone si perde con questa chiusura di Puca che impedisce a Christian Parise di arrivare sul pallone. 16 gol in primavera per il classe 2004 di ritorno dopo due gol buscate, prima categoria. Parise ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato, attenzione intanto a questo lancio lungo di Lernia a cercare Migliavacca, tocca per ultimo il pallone Ruffini, allora sarà calcio d'angolo in favore della Caronnese dopo 25 minuti di gioco, il primo corner della partita in favore degli uomini in bianco oggi. Le indicazioni napolitano, l'angolo battuto corto, Mathieu scambia, non battuto benissimo in realtà questo corner, visto che Fumagalli contiene i giocatori della Caronnese che infatti non riescono ad andare al cross, prova comunque a sfondare la squadra di casa, l'ultima deviazione è di un giocatore del Vittuone, rimane in attacco la Caronnese. Il pallone giocato da Cerreto, poi il cross in mezzo, respinge al volo Ruffini, Parise alza un campanile, la palla che rimane lì deve provare a uscire dal quella zona di campo molto trafficata, il Vittuone colpisce corno, l'arbitro ravvede un fallo ai danni del capitano. Dunque calcio di punizione per la Caronnese, oltre 400 presenze, principalmente in Serie D, ovviamente per il capitano rossoblù, che ha superato in questa stagione 185 gol con questa maglia, solo uno l'anno scorso dove fu frenato da un infortunio al legamento crociato che lo tenette fuori gioco per molto tempo. Quest'anno è tornato a esprimersi ai massimi livelli, solo due partite saltate per lui. La palla dentro, Zoppi in qualche modo viene contrastato, poi Di Lernia, palla al piede, si appoggia in maniera efficace su Morlandi, Opat cerca il dai e vai, di nuovo Morlandi, Opat la lascia filtrare, entra in area il francese, la mette in mezzo, respinge Ruffini, ancora Opat, spalle alla porta, cerca il cross, c'è stato forse un tocco di braccio, infatti viene segnalato credo proprio quello dal direttore di gara, una deviazione involontaria ma comunque fallosa quella di Andrea Ruffini, e il calcio di punizione in favore della Caronnese al 28° minuto del primo tempo.
classe 2004, schierato al centro della difesa, dove manca Stefano Truzzi, espulso nell'ultima partita giocata contro la Sulbiatese. Calcio di punizione dunque per la squadra di casa, in quattro della Caronnese dentro l'area, la mette a girare corner e spinge la difesa del Vittuone, che prova ora a uscire in qualche modo, a partire in contropiede. L'operazione non riesce, poi l'arbitro fischia un intervento irregolare e dunque ci sarà punizione, fallo ai danni di Ruffini. Pommer sul pallone, classe 2002, formazione comunque giovanissima, quella dell'Accademia Vittuone, età media molto bassa per l'intera rosa guidata in panchina da mister Ranzani. Pommer che lancia il pallone sulla fascia sinistra, dove prova a tenerla in campo, il Vittuone ci riesce. Fumagalli in questo momento, Fumagalli in avanti, Parise controlla solo per un attimo il pallone, che poi gli viene portato via da Morlandi. De Bono scarica la sua destra di Lernia, poi Morlandi avanza dietro di nuovo per Flavio di Lernia. Il lancio lungo verso corno che non ci arriva di testa, la palla arriva a Zoppi di prima per l'inserimento di Migliavacca. Gran giocata di Zoppi, bello però anche il recupero di Tommaso Pommer. Da segnalare, non è certo facile bloccare un ariete come Migliavacca, c'è riuscito in questa circostanza. Caronnese in possesso con Napoli, poi Mathieu si propone, Napoli la mette per vie centrali, tutto di prima, il controllo al volo da parte di Zoppi, poi Mathieu, Zoppi cerca di andare via, Terraneo lotta, la palla rimane lì, una fase un po' confusa, alla fine l'arbitro fischia fallo, calcio di punizione in favore dell'Accademia Vittuone. Siamo alla mezz'ora, trentesimo qui al comunale di Caronno Pertusella. La gara finora è tutta alla parte della Caronnese, che sta vincendo 2-0 grazie alle reti siglate da Corno e da Migliavacca al terzo e al decimo. Caronnese che imposta con De Bono, poi il controllo di Puca. Morlandi si abbassa al centro dei due difensori, Puca di Lernia. Sale ora la Caronnese, attenzione a questo lancio, la palla è per corno, è in fuorigioco però. Non era inizialmente riuscito ad arrivare il pallone, ad arrivare sul pallone il numero 10. Ci è arrivato solo dopo una deviazione, partito però in offside Federico Corno. E allora con calma Beolchi ha fatto vedere anche buone parate contro la Solbiatese, sicuramente c'è del suo merito se il Vittuone non ha subito una sconfitta ancora più pesante del 3-0 con cui si è conclusa la gara giocatasi pochi giorni fa. Ecco di Lernia per Puca, poi Napoli sulla sinistra, Ramos gli si frappone davanti, allora Puca allora Napoli torna da Puca, ora in possesso di palla. Corno si abbassa, aiuta la circolazione della palla. Flavio di Lernia, terza presenza consecutiva, arrivato poche settimane fa, impiegato sempre da titolare praticamente sia con il Lazzate dove ha debuttato che contro l'Oltrepò, che ovviamente oggi. Morlandi prova a partire in velocità, poi alla fine si scarica il pallone alle spalle. Vittuone tutto dietro la linea della palla, Mathieu prova ad affondare, non trova spazi nel blocco apportato dagli avversari. E allora scambia con di Lernia, poi di nuovo il francese, in avanti Zoppi,
lotta, la mette sulla destra, il cross basso di Opat ed è fuori gioco. Aveva segnato la sua prima doppietta in rosso-blu, Andrea Migliavacca, annullata, cancellata però dal guardaline che ha segnalato prontamente il fuorigioco del numero 9 sul pallone servitogli da Opat. Vittuone in possesso, poi Terraneo, Ramos attaccato, finisce giù, intervento sull'uomo, non sulla palla, da parte di Marian Puca, calcio di punizione in favore dell'Accademia Vittuone, con Ramos Fortes. Terraneo, poi la palla in avanti, ci ha provato a trovare uno spazio Casaburri, uno spazio che non c'è, però che Fumagalli non poteva arrivare certamente sul suggerimento del compagno. E allora con calma De Bono, Di Lernia, Opat di nuovo per l'estremo difensore, controlla Marian Puca, vincitore dell'eccellenza, il campionato d'eccellenza 22-23 dell'anno scorso con la maglia della Vogherese, diversi compagni che avrebbe sfidato sabato, ma ho detto non era presente per squalifica, comunque giocatore di assoluta affidabilità alla 24esima presenza quest'anno. Morlandi sono un po' più abbassati i ritmi della partita dopo il doppio vantaggio della Caronnese, inevitabile d'altronde che squadra di casa voglia ora gestire il vantaggio e mettere in cassaforte i tre punti. Cerreto per Opat, adesso Mathieu, Puca, servito Morlandi, si accentra il numero 6, verticalizza, poi la sponda raccolta dai giocatori del Vittuone. Prova a partire Parise, allarga la sua sinistra, il pallone troppo lento, servito da Pereira, recupera immediatamente la Caronnese, il lancio di Migliavacca, lo stop di petto, buono l'anticipo di Tommaso Pomer nella circostanza. Ecco Casaburri 1-2, poi il tocco dalla fascia opposta, cambia gioco Vittuone con Ramos che incespica sul pallone, serve Terraneo, cerca il tocco di prima, blocca tutto Napoli, nulla da fare per gli ospiti, ci ha provato, non è riuscito a partire però Ramos Fortes, 5 gol per lui l'anno scorso nel campionato di promozione, campionato dove Vittuone è arrivato secondo ma poi è riuscito comunque a guadagnarsi l'eccellenza tramite i playoff. Recupera palla la Caronnese mentre mancano una decina di minuti, anche meno in realtà, alla fine del primo tempo, punteggio sempre fissato sul 2-0. Morlandi lancia in avanti, un po' troppi spazi concessi alla difesa ospite, corno, la crossa sul secondo palo, anticipato Migliavacca, ancora una buona chiusura da parte di Ruffini, sta rialzando la testa dopo l'errore effettuato dopo appena 3 minuti di gioco, da cui è nato il gol dell'1-0. Vittuone che prova a ripartire, fallo ai danni di Pereira, calcio di punizione, battuto immediatamente, la palla giocata in avanti, la sfida di Ramos che addosso due avversari, cerca di appoggiarsi, poi perde di nuovo il pallone, lancia in avanti, c'è un anticipo di Pomer, alla fine prova in qualche modo Casaburri ad uscirne, l'intervento di Mathieu sfoderà anche una rabona a gioco fermo, larga le braccia Fumagalli che evidentemente chiedeva più solerzia nel direttore di gara nel sanzionare l'intervento falloso ai suoi danni. Calcio in punizione dunque a favore dei milanesi con tutti i giocatori, eccetto di Beolchi, nella metà campo della Caronnese.
Prova ad attaccare il Vittuone con il pallone giocato ora da Ramos Fortes, poi perde il tempo di gioco, la mette dietro Terraneo, attaccato da Migliavacca, verticalizza Terraneo, anticipa Napoli, di tacco Mathieu, il pallone non ci arriva. Migliavacca ha cercato una giocata di alta scuola, Enzo Jordan Mathieu, tacco di prima. Cercare di innescare la corsa di Migliavacca sulla sinistra, non ha trovato il tempo giusto con l'esterno Napoli, la sponda di Zoppi che poi alza la gamba, colpisce Pomer. Evitabile questo intervento da parte di Leonardo Zoppi, con l'Oltrepò era stato ammonito dopo una trentina di secondi dal suo ingresso in campo. Oggi si becca un altro giallo, il primo ammonito del match per questo fallo ai danni di Tommaso Pomer. Calcio di punizione in favore del Vittuone. Terraneo con il sinistro, pallone per vie centrali, poi l'intervento in scivolata, cerca di rimanere in possesso. Attenzione a Biscardi, allarga verso Pereira. Pereira prova a scattare in mezzo a due. Pereira ancora lui, bloccato da Puca al momento del tiro. Torna però sul pallone Biscardi, finisce giù. Calcio di punizione. Mathieu, redarguito dal direttore di gara. Secondo intervento falloso nel giro di pochi minuti, effettuato dalla mezzala. Entrano anche i sanitari in campo per permettere il soccorso al numero 6 Alessandro Biscardi. Sembra essersi fatto male in maniera anche seria, perché intervengono un po' tutti in campo per andare a sincerarsi delle condizioni del classe 2004. Alessandro Biscardi, un gol nella prima parte di stagione giocata dal Cerano Laghetto, campionato di promozione, squadra a cui oltre a lui sono arrivati anche altri giocatori come Ruffini e De Vecchi, oggi però non presente quest'ultimo nella lista dei convocati. E sembra purtroppo un infortunio grave per il centrocampista dell'Accademia Vittuone, che non si è ancora rialzato da terra. Il gioco è fermo, probabilmente servirà l'ausilio della barella per trasportarlo fuori dal campo. Infatti è proprio così. Brutta notizia per l'Accademia Vittuone, anche per il ragazzo molto giovane, colpito da Mathieu, finito a terra in questo momento. C'è anche la barella per lui, ci sarà dunque un corposo recupero. Siamo al 41esimo minuto di gioco. La Cornese sta battendo 2-0 il Vittuone, grazie al gol di Corno al terzo e di Migliavacca al decimo. Partita tra le mani, fondamentalmente, della Cornese, che non ha rischiato nulla se non un tiro proprio di Biscardi, unico tiro effettuato dagli ospiti. Lo ha fatto il numero 6, un bel tiro da fuori, finito di poco alla sinistra della porta difesa da De Bono. Poi è stato Migliavacca ad andare vicino al gol in altra circostanza, lo aveva anche trovato, ma in fuorigioco. Mentre proseguono le operazioni di soccorso per Biscardi, noi ricordiamo che l'Accademia Vittuone sarà attesa dopo questa partita anche da altre sfide davvero difficili, Pavia, Ardor Lazzate e Oltrepò, tutte squadre di alta classifica, quelle che saranno affrontate dalla squadra di Ranzani. Per quanto riguarda invece la Caronnese, il prossimo match è contro la Sestese, squadra che è al 12° posto. Davanti a loro, proprio la Caronnese, con 37 punti alla pari. Per
del Saronno. Biscardi esce dal campo, per fortuna senza l'utilizzo della barella. Il ragazzo sta uscendo sulle proprie gambe, anche se zoppica. Bel gesto di fair play di Capitan Federico Corno, che aiuta il sanitario a scortare il numero 6 all'esterno del terreno di gioco. E dunque a breve si potrà ripartire. Siamo al 43esimo, evidentemente almeno 3-4 minuti di recupero ci saranno, ma c'è anche una buona occasione in favore dell'Accademia Vittuone, perché questo calcio di punizione è comunque una posizione molto interessante. Centrale è pronto a battere Ramos Fortes, va con il destro, cerca il tiro in porta, la palla finisce di parecchio alta sopra la traversa. Intanto c'è stato ovviamente un cambio, al posto di Biscardi segnaliamo l'ingresso sul terreno di gioco del numero 15, si tratta di Thomas Concolino, è entrato in campo prima della punizione calciata alta da Ramos. Si riparte con la Caronnese in possesso, il lancio lungo trattenuto, Zoppi, e questa volta il fallo è ai suoi danni. Intervento irregolare commesso da Pomer. Con calma la Caronnese. Mathieu allarga sulla sinistra. Napoli. Puca. Pallone giocato di prima, girato di nuovo verso Zoppi. L'anticipo di Terraneo. Poi Napoli al limite dell'area. Napoli può tentare anche il sinistro. Che bel gol di Gabriele Napoli. 3-0. 3-0 per la Caronnese. Proprio in chiusura di primo tempo il gol di Gabriele Napoli. Il quinto gol in campionato dell'esterno. Arrotonda ancora di più il risultato. Bel mancino di Napoli, superato Beolchi, palla sotto la traversa, rete del 3-0, proprio mentre scatta tra l'altro il 45esimo minuto e vengono segnalati i 3 minuti di recupero stati necessari per il soccorso a Biscardi. E dunque, gran bel gol di Napoli, servito immediatamente in profondità, si è smarcato il numero 3 e poi ha fulminato con un gran bel tiro Beolchi, palla in rete. Napoli che si conferma il secondo miglior marcatore della squadra, rimandando a una lunghezza di distanza Migliavacca, che lo aveva agganciato proprio a quota 4. Seguiamo dunque questi ultimi minuti, un paio di minuti prima della fine del primo tempo, con Cerreto che si propone sulla destra, la mette in mezzo bassa, Pomer anticipa, non trova però nessun compagno, la palla finisce direttamente nella panchina presidiata da Ranzani, che passeggia mentre Mathieu non controlla bene. Attenzione perché potrebbe andare in contropiede. Ora il Vittuone, questa palla persa da Mathieu. Ramos si appoggia su Pereira, di nuovo avanti per Ramos, cerca un controllo, arriva Puca senza nessun problema. Puca, tantissimo spazio in profondità per Leonardo Zoppi. Zoppi si invola, punta la porta, Pomer lo mette giù e qua rischia molto e viene infatti ammonito il numero 5. Calcio di punizione dal limite dell'area per la Caronnese. Tanto spazio, troppo spazio concesso a Leonardo Zoppi. Si è involato senza grossi problemi verso la porta difesa da Beolchi. Messo giù, Pomer ammonito. Primo giallo della partita ai danni di un giocatore ospite, numero 5, che non poteva fare altro nella circostanza.
Abbiamo superato anche il 47esimo minuto, quindi presumo che questo calcio di punizione sarà l'ultimo episodio della partita prima di andare al riposo. Ci sono ben tre giocatori in questo momento pronti alla battuta: Zoppi col destro, Corno col sinistro, Puka per la soluzione di Potenza. Quattro gli uomini in barriera messi da Beolchi. Fischia l'arbitro, va Zoppi, prova il tiro, la palla alta sopra la traversa, decisamente sopra la traversa, e arriva il duplice fischio del signor Cicognani. Finisce il primo tempo, la Caronnese conduce 3-0 sull'Accademia Vittuone, partita fino a qui senza grossa storia. Al terzo il gol del capitano Corno, al decimo Migliavacca, al 44esimo Gabriele Napoli che ha arrotondato il risultato. E dunque con questo punteggio noi vi diamo appuntamento tra un quarto d'ora per l'inizio del secondo tempo.
Abbassare un po'. Bentornati dal comunale di Caronno Pertusella. Siamo pronti a seguire insieme il secondo tempo di Caronnese Accademia Vittuone. Le squadre sono schierate in campo, tra poco assisteremo al via della ripresa. Un primo tempo conclusosi nettamente a favore della Caronnese, che sta conducendo con il punteggio di 3-0. Al terzo minuto il vantaggio siglato da Capitan Corno dopo il palo di Migliavacca, lo stesso Migliavacca che al decimo ha segnato il gol del raddoppio, aveva anche segnato una doppietta ma è stata annullata per posizione irregolare di fuorigioco. Proprio in chiusura di tempo al 44esimo Gabriele Napoli ha arrotondato il risultato siglando il 3-0. Le squadre sono schierate in campo e purtroppo non sembrano esserci buone notizie per Alessandro Biscardi, sostituito a pochi minuti dal 45esimo. L'ambulanza dei soccorritori è infatti arrivata fino alla linea della rimessa laterale. Per Biscardi sembra un problema serio, chiaramente noi auguriamo al ragazzo una guarigione il più celere possibile. L'arbitro, il signor Lorenzo Cicognani, fischia in questo momento e dunque si riparte, inizia il secondo tempo di Caronnese Accademia Vittuone, 3-0 per i padroni di casa. Tra poco rileggeremo anche le formazioni della partita. Caronnese guidata in panchina dal vice mister Napolitano, Caronnese schierata con un 3-5-2, De Bono in porta, in difesa Puca, Di Lernia e Cerreto, Opate, Napoli sugli esterni, a centrocampo Morlandi e Mathieu, là davanti Corno, Migliavacca e Zoppi, 3-4-3 in realtà per la squadra di casa. L'Accademia Vittuone che attacca in questo momento, 4-4-2, Beolchi in porta, in difesa Terraneo, Ruffini, Pomer e Zaffi, a centrocampo Pereira, Concolino, è entrato al posto di Biscardi, Casaburri e Fumagalli, in attacco ci sono Parise e Ramos. Torniamo dunque al commento in diretta con il possesso in favore dei giocatori ospiti. Pomer per Beolchi che va al lancio lungo, pallone deviato di testa, prova ad attaccare il Vittuone che inizia la ripresa, prova a iniziare la ripresa con un piglio diverso, c'è spazio per Zaffi sulla sinistra, punta Opat, Zaffi al limite, si appoggia su Fumagalli, cerca di scambiare di nuovo con Zaffi. E poi la chiusura di Corno, la palla rilanciata lunga, controlla Ruffini, Fumagalli la tiene in campo, poi Ramos rischia nella circostanza, ancora però in possesso il Vittuone, il passaggio tra le linee, niente male di Casaburri, peccato, era una buona iniziativa quella del numero 8, giovane classe 2002 Alessandro Casaburri, provato a servire nello spazio il compagno, palla un po' troppo lunga, finita fuori, si ripartirà dal rinvio dal fondo, sarà battuto da Emanuele De Bono. Si alzano le squadre in campo, tutte nella zona del cerchio di centrocampo, pallone lungo intercettato da Ramos, poi il tocco di sinistro di Corno, il controllo da parte di Zaffi, attaccato alle spalle, Zaffi torna verso Beolchi, Migliavacca attacca il portiere, palla recuperata da Mathieu, c'è di nuovo il Vittuone in possesso, Ruffini verticalizza, poi il pallone giocato da Zaffi, buona la sua iniziativa, controlla Ramos, più aggressiva ora l'Accademia Vittuone, Ramos cerca di farla passare, la lotta tra Puca e Pereira e alla fine c'è fallo del difensore, calcio di punizione in attacco in favore dunque dell'Accademia Vittuone. In questo momento sulla battuta vediamo anche arrivare Ramos Fortes alla ricerca della prima rete in questo campionato. Fischio dell'arbitro, la palla messa in mezzo, anzi
tiro diretto da parte di Pereira Borges, arriva la parata di De Bono. Pereira, autore di un gol contro il Casteggio, una rete per Pereira De Vecchi, dei presenti, quelli ancora in rosa, il miglior marcatore del Vittuone Fedeli ora alla Rodense, di quelli invece ancora tra gli effettivi sono a uno, sia De Vecchi, oggi non presente nella lista dei convocati, che Pereira. Fischiato un fallo da parte dell'arbitro mentre ha abbandonato il campo l'ambulanza giunta a soccorrere Biscardi. Calcio di punizione, la palla battuta all'indietro con Di Lernia sulla destra, dove Opat sfida Ramos, poi va al centro verso Mathieu con l'esterno. Bella la giocata, Morlandi dentro, che palla per Migliavacca, l'uscita bassa di Beolchi che chiude tutto. È stato lesto, reattivo il portiere del Vittuone a intuire il pericolo e a bloccare il filtrante di Marco Morlandi. Lancio lungo, Zoppi non arriva sul pallone, o meglio ci arriva quando la sfera ha già superato la linea che delimita il rettangolo di gioco. Pomer rischia sulla pressione avversaria, alla fine l'ultimo a toccare Zoppi. Iniziano anche a scaldarsi alcuni giocatori su entrambe le panchine: Quintiero, Galletti, Bonsi, Reina, Moroncini, Brugnone, Matera e Rigo a disposizione per la Caronnese. Cataldi, Gasparetto, Maffioli, Cherubini, Nizzole e Clifi per il Vittuone. Opat crossa dentro, non ci arriva Migliavacca, prova a tenerla in campo Zoppi, non ci riesce. Non riesce nel compito Leonardo Zoppi. La rimessa laterale è in favore del Vittuone. Zoppi sulla sinistra, 3 gol per lui. Lancia in avanti verso corno, non ci arriva, la para Beolchi. Va rilancio lungo per Ramos, fallisce lo stop mentre stava proponendo Zaffi su quella parte di campo. Opat con calma, Cerreto, Di Lernia, Morlandi attaccato alle spalle da Concolino, si libera del pallone. Poi Morlandi, Cerreto di prima, Di Lernia, gioca abbastanza sul velluto la Caronnese. Scambi rapidi nello spazio, Napoli cerca di farla passare, l'errore di Zaffi, attenzione a corno, va sul sinistro, si accentra, prova il tiro, la manda altissima Federico Corno, spreca una buona chance, aveva trovato lo spazio per andare alla conclusione, anche grazie a un errore nello stop da parte di Zaffi, non ha inquadrato però lo specchio. Ecco proprio Zaffi in controllo. Poi Casaburi prova a scambiare di nuovo il numero 3 in avanti, controlla Parise attaccato, perde il pallone sulla pressione di Opat, corno per Flavio Di Lernia, giovanili del Como per lui, ex Club Milano, il difensore classe 2004. Cerreto, la palla prosegue, c'è un fallo netto da parte del numero 17 e viene anche ammonito l'altro under della squadra, Paolo Cerreto, 2005, secondo ammonito della Caronnese dopo Zoppi. Il Vittuone è stato ammonito invece Pomer, 3 gialli finora estratti dal direttore di gara, una gara che nonostante dal punteggio sembra chiusa, è stata combattuta, fisica. Si riparte con il possesso in favore degli ospiti, sbaglia Zaffi, la recupera corno attaccato alle spalle, l'intervento in scivolata
di Ramos, che toglie il pallone all'avversario, lui l'ultimo a colpire. Corno lascia la rimessa a Carl Ngunga Opat, ex Sant'Angelo, dove è stato allenato da mister Gatti per lui 2 anni nell'Odigiano, prima di tornare alla Caronnese. Migliavacca, che giocata! Migliavacca al tiro, respinge Beolchi, la porta è vuota, ancora Beolchi! Paratissima di Beolchi! Al 55esimo minuto di gioco, a un passo dal 4-0 la Caronnese, Beolchi dice no. Grandissima parata del portiere del Vittuone, che già si era opposto a Migliavacca, poi era praticamente a terra ed è riuscito con uno scatto di reni a mandare sopra la traversa la palla calciata praticamente a porta vuota dei giocatori della Caronnese, che ora usufruiscono del secondo calcio d'angolo della propria partita. I saltatori in maglia bianca si portano nell'area avversaria, il cross dentro, Cerreto non riesce nel tiro al volo, ha provato uno stop, la palla gli schizza via dai piedi, Cerreto che poi scivola anche, prova a rimetterla in mezzo, non ci riesce, allora Ramos in avanti, fondamentale l'intervento in scivolata di Morlandi, perché poteva tentare un contropiede pericoloso il Vittuone, che non è invece riuscito. 55esimo minuto, 10° del secondo tempo, 3-0 per la Caronnese al comunale di Caronno Pertusella. Federico Fumagalli, ultimo a toccare il pallone in questo caso, e intanto un cambio nelle fila del Vittuone, con il numero 5 Tommaso Pomer esce dal campo, al suo posto entrerà con il numero 14 Alessandro Maffioli. Secondo cambio per Ranzani dopo quello obbligato con Colino per Biscardi. Maffioli subentra a Pomer e si va a posizionare al centro della difesa. Opat con il pallone tra le mani, corno, Puca di nuovo per il francese, Morlandi attaccato alle spalle vigorosamente da Casaburi, scarica su Puca, lancione lungo, sponda di testa per Migliavacca, arriva la chiusura di Maffioli che tocca il primo pallone della sua partita. Mathieu in contrasto la mette dentro per Migliavacca, Maffioli con il corpo impedisce al bomber ex Casteggio di arrivare sul pallone. Zaffi avanza, Opat colpisce duro alle spalle Ramos, punizione per il Vittuone, rimane a terra Ramos, si lamenta, Zaffi che chiedeva evidentemente un cartellino giallo ai danni del francese, andava proprio lui, il numero 3, a battere questo calcio di punizione. Bella partita di Pablo Giulio Zaffi contro la Solbiatese, un gol in fuorigioco sul punteggio 0-1. Attenzione a Matteo per il contropiede della Caronnese, palla per Corno, con il sinistro distribuisce, arriva dalle retrovie Morlandi, prova il tiro, che gol! Bellissimo gol di Marco Morlandi ed è 4-0 per la Caronnese al 58esimo minuto di gioco. Secondo assist di giornata di Federico Corno e poi un fulmine di Morlandi che brucia Beolchi e manda la palla in fondo al sacco. 4-0 al 13esimo del secondo tempo. Esulta Morlandi assieme alla sua panchina. Tra l'altro qualche problema anche per Fumagalli, medicato in questo momento dallo staff, dai sanitari dell'Accademia Vittuone. Cambia di nuovo il risultato al comunale al 58esimo.
grande lavoro di rifinitura di Corno, un gol e due assist per lui, bellissimo, però il gol di Morlandi, che così come Napoli scarica tutta la potenza del suo tiro da fuori area e supera il portiere, 4-0. Pronti a ripartire tra poco, Fumagalli che ovviamente dovrà quantomeno momentaneamente abbandonare il campo, come prevede il regolamento in caso di intervento dello staff medico, e si riparte con il possesso del Vittuone. Parise finisce giù, non c'è fallo. La riprende proprio l'autore del gol, Morlandi. Caronese che in questo momento 40 punti in classifica, quindi da meno 6 a meno 5 rispetto al quinto, che vale l'accesso ai playoff. All'intervallo c'era la vittoria, era in vantaggio a Calvairate, mentre era in pareggio la sfida tra Magenta ed FC Milanese. Quindi in questo momento meno 5, come detto, dal quinto posto per la squadra rosso-blu, oggi in maglia bianca, che è pronta a effettuare una sostituzione. Enzo Jordan Mathieu esce dal campo, dunque il numero 7 al suo posto con il numero 14 fa il suo ingresso sul terreno di gioco, il classe 2002 Leonardo Bonsi. Si riparte con una rimessa laterale in favore della Caronese. Morlandi, Opat, un po' di spazio sulla destra, preferisce tornare indietro. Di Lernia, Morlandi, con calma, ragiona il numero 6, si appoggia a Di Lernia. Cerreto, di nuovo Flavio Di Lernia, osserva la posizione dei giocatori sul campo. Opat non azzarda il dribbling, torna da Morlandi attaccato da Concolino e lancia in avanti il controllo, l'anticipo di Terraneo. Poi è proprio Concolino che al volo cerca l'inserimento di Pereira sulla fascia di destra. Pereira che arriva sul pallone ma trattiene in maniera evidente Puca, impedendogli la corsa. Cicognani non può far altro che fischiare. Il lancio di Cerreto a cercare Migliavacca, pallone troppo lungo, nulla da fare per il bomber. La recupera Zaffi, Ramos, Casaburi e dopodiché Maffioli in possesso del pallone. Il lancio, il tocco, l'anticipo di Morlandi, poi un 1-2 nello stretto non si concretizza per l'intervento irregolare ai danni di Bonsi. Da poco è entrato in campo il giocatore formato alla primavera del Lecco. Corno scambia, Morlandi chiama Di Lernia a partecipare all'azione. Opat prova a filtrare, a far filtrare il pallone tra le linee, se lo serve forse con un attimo di ritardo. Corno, in questo momento Corno attaccato alle spalle, Zaffi lo colpisce da terra, Corno cerca di servire Opat, la palla che rimane lì, cerca di uscire il Vittuone, ci riesce bene in questa circostanza con Zaffi. Morlandi è ovunque oggi, partita da migliore in campo, sta facendo benissimo Marco Morlandi, padrone del centrocampo. Opat avanza, lascia Cerreto, si appoggia su Di Lernia, poi Morlandi, il centrocampista prova un lancio lungo, lo stop di petto, Zoppi arriva a Napoli ad aiutare il compagno, c'è la chiusura di Maffioli, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato il centrale del Vittuone, e infatti è così, calcio d'angolo in favore della Caronnese. Siamo quasi
siamo al 64esimo minuto di gioco, quindi superata in realtà l'ora dall'inizio della partita. 4-0 per la Caronese, batte ora questo calcio d'angolo, palla messa dentro, arriva un colpo di testa nel mucchio e arriva il gol, rete, segna di nuovo la Caronese, il gol lo ha messo a segno Marian Puca di testa in mischia, fermo Beolchi e la palla finisce in rete. Forse c'è stata anche una deviazione ad aiutare il centralone albanese, ma è stato Puca a colpire il pallone a centro area, giocatore che ringrazia anche il compagno per l'assist. E anche per Puca a livello di gol è un'ottima stagione, lui che aveva detto che raramente ha superato i 2-3, oggi è già arrivato a 4 reti in campionato per il centrale di difesa. Mancano ancora diverse partite alla fine del campionato, 8 per la precisione, dunque potrà migliorare il suo record. Quarto gol per Puca in campionato, di testa sul calcio d'angolo, Caronese 5, Accademia Vittuone 0, questo il parziale al 20esimo minuto del secondo tempo. Partita che ormai non ha più molto da dire, tanto Migliavacca si era involato ma è stato fermato dal guardaline, si è alzata la bandierina, posizione di fuorigioco dunque per il centravanti che cerca di realizzare la sua prima doppietta con la maglia della Caronnese. Zaffi, poi il pallone giocato da Ruffini in avanti, non ci arriva Concolino, ci arriva invece Puca, poi il suggerimento, corno, rimane in piedi, capitano arriva fino a centrocampo prima di servire Opat. Caronese tra l'altro tra poco dovrebbe effettuare altri cambi mentre continua il possesso palla della squadra casalinga con Bonsi. Il lancio lungo di Morlandi a cercare lo stop al volo di Napoli. Corno di prima che cross con i pugni respinge Beolchi. Zaffi stoppa di petto. Zaffi sfida Cerreto, si appoggia su Casaburi. La lascia lì. Non trova spazi Zaffi, allora serve Concolino che svicola, riesce a superare Morlandi, poi contrasto con Bonsi, finisce giù il numero 15, calcio di punizione in favore dell'Accademia Vittuone. Il tacco di Zaffi per Casaburi con l'esterno, sponda di Ramos, attenzione alla squadra di Ranzani, Zaffi entra in area, finisce giù, l'intervento è sul pallone secondo il direttore di gara. Zaffi è rimasto a terra, sembra aver subito un colpo alla caviglia, episodio da moviola come si diceva un tempo, è ancora a terra Pablo Giulio Zaffi, l'arbitro non ha avuto alcun dubbio, intervento di Bonsi giudicato sul pallone, giudicato regolare, quindi niente calcio di rigore in favore del Vittuone, anzi si ripartirà con una punizione per la Caronnese che prosegue intanto nei cambi. E il numero 3, Gabriele Napoli, a lasciare il campo con il numero 19, fa il suo ingresso sul terreno di gioco Mattia Matera. È una bella emozione per lui al debutto in questo campionato, il classe 2006, Matera. Cambi anche per quanto riguarda il Vittuone, esce il numero 11 Ramos con il numero 16 Cherubini al suo posto. Ramos che lascia la fascia di capitano a Fumagalli e si avvia fuori dal campo, classe 2006, Alessandro Cherubini. Un altro cambio, esce anche il numero 8
esce anche Casaburi al suo posto con il numero 13. Fa il suo ingresso in campo Gasparetto. Giovanili, Club Milano per Mattia Gasparetto, capitano anche passato dell'Under 16 del Vittuone, oggi in campo con la prima squadra. 4 dunque le sostituzioni effettuate in questo momento dal Vittuone. Si riparte con questo lancio lungo e il controllo di Migliavacca. Bonsi, corno anticipato, di nuovo Bonsi su Ruffini, cerca di passare, recupera il pallone Concolino, Concolino col mancino in avanti, cerca di servire Cherubini, appena entrato, bloccato da Di Lernia. Concolino attaccato alle spalle, fallo di corno, punizione per l'Accademia Vittuone, e corno che aiuta a rialzarsi Thomas Concolino, 17 anni di differenza tra il centrocampista del Vittuone e il capitano della Caronnese. A centrocampo la squadra di casa, corno lanciato nello spazio, corno la mette al centro dove Zoppi si libera al tiro e arriva il gol, e arriva il sesto gol della Caronnese, Leonardo Zoppi. 6 marcatori diversi per la squadra di casa, terzo assist di Federico Corno. Leonardo Zoppi, il suo rasoterra, non lascia scampo a Beolchi, ed è il gol che al 70esimo fissa il punteggio sul 6-0 per i padroni di casa, che in questo momento effettuano anche un altro cambio. Esce il numero 6 Morlandi, esce, entra con il numero 18 Brugnone, un altro classe 2006, Edoardo Brugnone, al posto di Morlandi, autore del quarto gol dei padroni di casa, autore in generale di una bellissima partita. La Caronnese ha sostituito il numero 6 Morlandi con il numero 18 Brugnone. Pronto a ripartire il gioco con l'ingresso di Brugnone. Si riparte, ultimi 20 minuti prima della fine del match. 3 gol nel primo tempo, 3 gol nel secondo. La Caronnese prova ad allontanare i malumori nati dopo la gara con l'Oltrepò, soprattutto dopo il gol subito all'88esimo. Con la società dubbiosa sul fatto che il pallone calciato Gabrielli sia entrato o meno. Caronnese sconfitta all'ultimo in maniera beffarda dai pavesi nella partita che abbiamo seguito insieme sabato. In attacco in questo momento il Vittuone, con il pallone controllato, giocato verso Ruffini, che si allarga sulla sinistra. Zaffi punta l'avversario, Zaffi prova a farla passare, poi Fumagalli, Concolino verticalizza, attenzione al pallone che passa, chiusura di Di Lernia che non lascia neanche le briciole agli avversari, poteva essere una buona occasione per Cherubini, arrivata la chiusura puntuale di Flavio Di Lernia, davvero ha messo in mostra buone cose in queste prime 3 partite giocate in maglia biancorossa. Tanto per Zoppi è il quarto gol in questo campionato, esattamente come Migliavacca e Puca, che sono nati in rete oggi. Altre sostituzioni. Intanto l'arbitro ha fermato il gioco. Un altro cambio. Esce il numero 11, l'avevamo appena citato, Leonardo Zoppi, al suo posto con il numero 20 Andrea Rigo, fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Il numero 11 Zoppi con il numero 20 Rigo. 4 sostituzioni per parte, dunque Napolitano concede una chance anche a Andrea Rigo, anche lui classe
2006, come Brugnone, come Matera, anche lui come quest'ultimo pronto a giocare questi ultimi 20 minuti al debutto in questo campionato. Attenzione però, perché è rimasto a terra a corno in questa circostanza, mentre l'arbitro va a dialogare con Fumagalli. Bisogna accertarsi, forse un problema fisico per il giocatore. Entra in campo lo staff sanitario della Caronnese per sincerarsi delle condizioni di Federico Corno, bandiera della squadra, si rimette in questo momento in piedi, sembra fortunatamente esserci nulla di grave per lui. Siamo alla mezz'ora intanto nel corso del secondo tempo, il minuto è il 75 e la Caronnese sta battendo 6-0 l'Accademia Vittuone. Corno, Migliavacca, Napoli, Morlandi, Puca, Zoppi, 6 marcatori diversi. Il gioco riparte e fortunatamente per i padroni di casa anche Corno è tornato in campo. Ultimi 15 minuti con la Caronnese in possesso. Il controllo, il pallone giocato da Cerreto, colpisce. Poi Ruffini, palla troppo lunga, ha provato ad un accenno di scatto, non è arrivato però sul pallone lanciatogli da Maffioli. Un altro problema fisico, intanto questa volta ai danni di un giocatore dell'Accademia Vittuone. A fare gli straordinari lo staff medico degli ospiti dopo l'infortunio occorso a Biscardi. Sembra esserci un problema muscolare che ha colpito, se non vado errato, il numero 9, Cristian Parise, classe 2004, all'andata il Vittuone che perse questa partita con il punteggio di 3-1, anche allora riuscì la Caronnese a segnare 3 gol, tutti nel primo tempo. Anche allora segnarono Federico Corno e Marian Puca. La terza rete invece la siglò Nikita Kovalonox, l'ex bomber della Caronnese, partito nell'inverno scorso, lasciato spazio a Migliavacca. Nel secondo tempo, al 75esimo, il Vittuone segnò il gol della bandiera con Malvestiti. Prova muscolare intanto per Parise, che in questo momento è uscito dal campo e viene curato tramite l'utilizzo dello spray. Vittuone quindi momentaneamente in 10. C'è ancora un cambio disponibile per mister Ranzani, anche se Parise in questo momento sembra in grado di tornare in campo. E rientra in questo momento il numero 9, mentre la Caronnese fa possesso. Il lancio lungo, il colpo di testa di Opat, poi arriva il controllo di Maffioli, prova Fumagalli, chiuso, arriva l'intervento di Rigo, la porge a De Bono e poi di nuovo Andrea Rigo. Con calma la Caronnese, lancio in avanti, Corno di prima, la gira, cercata una sponda di petto da parte di Migliavacca, la prende il numero 18 Brugnone, poi Puca sulla fascia, attenzione che c'è spazio, Bonsi la tiene in campo, Bonsi riesce anche a farla filtrare, la palla messa in mezzo bassa da Matera, libera la difesa del Vittuone. Pereira, Terraneo, Fumagalli, poi di nuovo Pereira, ancora il nuovo capitano. C'è spazio sulla sinistra per Zaffi, che ottiene il pallone in questo momento, prova ad accentrarsi il numero 3, non vede compagni, allora deve servire Terraneo. Il tocco all'indietro, il controllo di Fumagalli, attaccato da Migliavacca, e alla fine Fumagalli mette
il pallone alato, un altro problema muscolare, ha colpito uno dei giocatori del Vittuone. Infatti Ranzani sta preparando a effettuare il quinto e ultimo cambio, non ce la fa Parise a continuare, ci ha provato ma si è accasciato sul terreno di gioco. In questo momento Maffioli lo accompagna all'uscita e dunque è Christian Parise l'ultimo giocatore ad abbandonare il campo per il Vittuone. Gli ultimi 10 minuti li giocherà il numero 17, ovvero Enea Nizzola, classe 2004 in questo momento in campo. Arriva il fischio del direttore di gara, corno restituisce palla agli avversari. Siamo all'ottantesimo minuto di gioco, 6-0 per la Caronnese, partita che ormai da un po' non ha più molto da raccontare. Beolchi va a lancio lungo, Opat respinge di testa, poi il pallone conquistato a centrocampo, Migliavacca cerca di farla passare, Brugnone chiude la difesa del Vittuone, il centrocampista non si è avveduto di corno che aveva un po' di spazio, era libero sulla destra, proprio lui che va a raccogliere il pallone con le mani, vedremo se lascerà la rimessa a Opat, invece la batte lui, scambia con Bonsi, di nuovo corno, poi Brugnone cerca spazio, cross di Brugnone respinto corto dalla difesa, intervento di Bonsi non è falloso, prova a uscire, palla al piede, il Vittuone non ci riesce, Di Lernia, Puca ne ha due addosso e allora si rifugia da De Bono, servito in questo momento Matera che va al lancio in avanti, palla colpita al volo, poi Rigo attaccato alle spalle, numero 20 prova a passare, alla fine Bonsi, di nuovo Mattia Matera, Di Lernia sale, si va sulla sinistra, controllo volante, il suggerimento in profondità, si sovrappone Bonsi, cerca il cross Rigo, la palla deviata, controllata con Colino, Zaffi punta Opat, il tocco di Zaffi non si avvede del pallone, Cherubini, Migliavacca attaccato, di nuovo Zaffi si appoggia su Nizzola, sbaglia però il disimpegno il numero 17, attenzione alla Caronnese con Brugnone, bello anche questo velo, si attacca sulla sinistra, Brugnone perde il pallone sul tackle, Vittuone che prova a ripartire, Fumagalli l'appoggia corta, poi lancio in avanti, controllo di Suola, pallone servito a Nizzola, Ruffini si propone sulla sinistra mentre Terraneo di nuovo per il numero 17, Nizzola palla corta alla sua destra, poi Maffioli, ora Gasparetto, Terraneo attaccato alle spalle, possesso palla ora dell'Accademia Vittuone che prova ad affondare con Colino, prova a girarsi con Colino, rimane in possesso, però è costretto a retrocedere sulla vigorosa pressione avversaria. Gasparetto controlla, avanza palla al piede, poi il tocco, Fumagalli in avanti, Di Lernia non ha fatto passare neanche uno spillo il numero 4 della Caronnese, che adesso lascia giocare gli avversari in questi ultimi minuti di gioco, 7 più recupero, vedremo se sarà concesso il recupero visto il risultato decisamente a favore della Caronnese. Terraneo sbaglia in questo caso il passaggio,
prova a ripartire in velocità la squadra di casa con Rigo, il pallone giocato da Matera verso il numero 20, ultimo tocco e alla fine forse un fallo, sì, intervento in ritardo nel tentativo di recuperare celermente palla da parte di Andrea Rigo, calcio di punizione in favore dell'Accademia Vittuone. Pronto alla battuta, pronto al lancio lungo Stefano Beolchi, autore comunque di una bellissima parata al 55esimo minuto, poi difficile fare di più sui gol. Vola ancora in attacco la Caronnese, Bonsi la mette in mezzo, palla respinta, corta, la recupera Maffioli, Fumagalli attaccato, Rigo, dovrebbe essere stato il 2006 a toccare per ultimo la sfera, rimessa laterale in favore del Vittuone. Effettuata in questo momento lo stop di petto, non riesce a tenere in campo il pallone Jonathan Pereira Borges, arrivato dalle giovanili della Castellanzese, in gol nell'1-6 contro il Casteggio. Ha preso anche un palo nella partita contro la Solbiatese, l'abbiamo ricordato in precedenza, un palo che però poteva forse cambiare le sorti del match, visto che è stato colto sul punteggio di 0-1, quindi partita ancora aperta. Solbiatese, avversaria diretta della Caronnese per un posto in zona playoff, non giocano oggi i Varesotti, rinviata a fine marzo la partita con la Sestese, prossima avversaria del team di Carano Pertusella. 86esimo minuto, Cerreto non arriva su questo pallone, Zaffi avanza, si sovrappone Ruffini, Zaffi non premia però il suggerimento del compagno, Gasparetto in avanti, Cherubini lotta per il possesso del pallone, corno colpisce, Bonsi cerca di farla passare, non trova lo spazio giusto, di nuovo Bonsi, poi Nizzola, il lancio per Fumagalli, Puca in anticipo, prova ad andare via Fumagalli, ma il fisico imponente del difensore albanese impedisce ogni iniziativa all'avversario. Si distende in velocità il Caronnese, Migliavacca la mette dentro, Ruffini anticipa corno, non esce bene, poi attenzione a Migliavacca, coi pugni Beolchi, corno va al tiro. Era tutto fermo, c'era stato un salvataggio sulla linea di porta, ma l'arbitro aveva fermato tutto. Evidentemente c'è stato un fallo sul portiere da parte di Andrea Migliavacca. Classe 94. Arrivato oggi a 15 gol nel girone A di Eccellenza. Beolchi batte corto questo calcio di punizione, fa girare palla il Vittuone, Ruffini, Terraneo, poi il pallone giocato da Nizzola sull'esterno, Pereira controlla, Pereira rifinisce per Terraneo, Zaffi sulla sinistra, si sovrappone di nuovo Ruffini, ancora una volta non lo serve Zaffi che va per vie centrali, c'è il tacco di Pereira, c'è anche il colpo di testa però di Puca, De Bono che chiude tutto, impedisce all'Accademia Vittuone di poter usufruire di quello che sarebbe stato il primo calcio d'angolo della loro partita. De Bono con le mani va al rinvio, si lancia in avanti Bonsi, il tocco forse con un braccio di Ruffini lascia correre l'arbitro, poi palla di nuovo verso Migliavacca, chiude di testa Ruffini, Bonsi anticipa gli avversari, si lascia alle spalle Zaffi, cerca un dribbling, finisce giù, chiuso
il classe 2002. Zaffi per vie centrali, attenzione a Fumagalli, il lancio lungo a cercare Cherubini, palla troppo lunga, a lato, rimessa laterale in favore della Caronnese con Opat, 89esimo minuto di gioco, vedremo appunto se verrà dato oppure no il recupero. Mentre Corno, ancora un po' di spazio, Corno cerca di servire Migliavacca, ancora una volta chiuso da Ruffini, la sponda di testa di Cherubini, poi Puca con il petto, Puca all'indietro, De Bono controlla, va al rilancio in profondità l'estremo difensore della Caronnese. Pallone dentro, attenzione a Corno, prova il tiro e niente da fare. Ci ha provato fino all'ultimo Federico Corno. Era più un cross in realtà che un tiro. Non ci è arrivato però Migliavacca. E il pallone si è perso sul fondo. Siamo ormai prossimi al 90esimo minuto di gioco. Mentre Beolchi raccoglie il pallone ed è pronto al rinvio corto, 2 minuti di recupero, quindi ancora 120 secondi prima del triplice fischio dell'arbitro a mettere fine alle ostilità. Lancio in profondità, si era inserito centralmente Terraneo, pallone preso, agguantato da De Bono. Pereira controlla, ne ha due addosso, finisce giù, fischia l'arbitro, intervento falloso da parte di Rigo sull'esterno dell'Accademia Vittuone. Gasparetto verso Zaffi, poi Ruffini cerca lo scambio con Cherubini. Cherubini che supera Brugnone. Poi serve Fumagalli. Fumagalli prova a girarsi, attaccato. Fumagalli col tacco per Ruffini. Buona giocata. Cross dentro il numero 4. La palla è stata fermata da Opat, che ha smorzato la forza del tiro e ha regalato la sfera a Emanuele De Bono. Praticamente nessuna parata per lui oggi al primo gettone di presenza in campionato. Ecco Puca, poi il pallone giocato verso di Lernia sulla fascia sinistra, Rigo stoppa con il petto, poi pasticcia un po' la linea difensiva del Vittuone e finisce qui la partita. Triplice fischio dell'arbitro, la Caronnese si porta a 40 punti in classifica battendo 6-0 l'Accademia Vittuone. Fanalino di coda, 3 gol per tempo al terzo corno, al decimo Migliavacca, al 44esimo Napoli. Per quanto riguarda invece la ripresa, al 58esimo Morlandi, al 65esimo Puca e al 70esimo Zoppi chiude i conti. 6-0 dunque per la Caronnese. Una bella vittoria, torna a sorridere la squadra rossoblù, sempre ultima invece l'Accademia Vittuone. Vi ringraziamo dunque per averci seguito e ci diamo appuntamento alle prossime partite, sempre qui sul canale YouTube BPTV.